Onorevole Emiliano, non comprendiamo i motivi di questo diniego così totale e perentorio. Ma è andata via la voce o si è spento il Ho microfono? Ma chiesto al governo di spiegarci le motivazioni perfetto, perché. se il governo ritiene lo Sì, farà e se no la devo mettere in domanda. votazione. Se la sottosegretaria non chiede di nuovo di parlare, io metto in votazione l'ordine del giorno Milanato con il parere contrario del governo e aperta la votazione. Ci siamo? Direi di sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Ordine del giorno numero 8, Crimi, parere contrario. Ha chiesto di parlare di nuovo l'onorevole Palmieri, poi non può parlare più perché può fare solo due interventi. Prego, onorevole. Presidente, infatti contavo di comprendere anche il successivo in questo brevissimo intervento. La motivazione è sempre quella: con entrambi gli ordini del giorno noi chiediamo semplicemente il riconoscimento dell'autonomia di quelle università che rispettano i parametri previsti dalla legge in termini di bilancio impositivo e che quindi possano autonomamente, in base alla legge, appunto, decidere di assumere nuovo personale docente. Per questo mi piacerebbe, ci piacerebbe sapere le motivazioni anche qui di questo diniego così forte. Credo che non le avremo e quindi voteremo serenamente a favore dei nostri ordini del giorno con rammarico e dispiacere. Per, non per Grazie. noi, ma per il governo. Grazie onorevole Palmieri. Metto in votazione l'ordine del giorno 8, Crimi, parere contrario. Aperta la votazione. Carrozza. Allora aspetta, fai così. Intanto tu manda la convocazione perché non è un termine anticipato, non è un pomeriggio, al termine di Pilozzi, Piepoli. se tu gli fai mandare giù a sedute.